Salve a tutti, Scrausiators falliti. Qui è l'eccellenza fisica umana, il profeta della verità. Ti è, beccate sto padiglione dell'Expo, l'unico che ti fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Scrausi falliti haters, come al solito fate una cosa: commentate, osservate e rosicate. Quello che vedevo di voi, dico dopo la sigla, ti è, beccate sta muraglia cinese. Ci vediamo dopo la sigla, falliti. Allora ragazzi, oggi parliamo della mia fase di massa, come sto intraprendendo questo percorso, quello che sto facendo e come sono passato da 85 kg, 84 kg diciamo da tirato, fino adesso a un peso di 92,5 kg, di manco siamo tanto sporchi. Allora, prima cosa, come ben sapete, molti non lo sanno, in una fase di massa prima bisogna essere puliti addosso, e vi ho detto 150.000 volte. Se voi avete degli accumuli, siete lardosi, avete una percentuale di massa grassa oltre il 16%, 17%, cioè che cazzo vi fate massa? Non ha senso, perché comunque diciamo che i nutrienti non verranno captati dal muscolo ma dal grasso. Quindi lì vi conviene prima fare una bella definizione, che molti mi dicono: inverno non posso fare definizione, devo fare massa. Come adesso che è estate, stiamo arrivando verso l'estate, devi fare per forza definizione. Non esiste per forza. Adesso il profeta quest'estate sarà in fase di massa, ma noi ce ne sbattiamo il cazzo di mostrare l'addome in spiaggia dove cazzo andiamo, anche perché siamo sempre perfetti così. Quindi bisogna, diciamo, regolarsi in base a ciò che stiamo facendo e soprattutto in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Se scegliete una percentuale di massa grassa esagerata, non potete fare massa perché avete visto sui film che mangiate, mettete il barile e sopra risulterete un po' più gonfi, ma anche con la pancia. Cioè, una fase di massa, non vuol dire una fase di panza. Vedete il profeta, tiè, sono bello piatto, non è che c'ha l'addome squartato, però sono bello piatto, un po' di accumuli sui fianchi, però questa è una fase di massa. Incremento dei carichi in palestra e soprattutto dovete cambiare il vostro allenamento, non è che nella fase di definizione avete lo stesso allenamento di quello che avete in fase di massa. Ovviamente potete spingere l'acceleratore maggiormente, quindi avendo così tante energie, tutto sto carburante, che fate? Fate le pippe sul divano? No, dovete spingere in allenamento, quindi cercare di incrementare i carichi, fare più volume, utilizzare anche delle tecniche di intensità che vanno utilizzate in un certo modo. Allora, inizialmente ho puntato sull'aumento dei carichi, quindi tornando da una fase di definizione ho cercato di incrementare i miei carichi. Aumentando le calorie ho anche inserito delle tecniche di intensità per i distretti più carenti, come ad esempio al petto oppure magari al dorso, nei gruppi muscolari più grandi dove volevo dare maggiore focus. E ho aumentato nel contempo le calorie perché molte persone hanno anche paura di mangiare. Ah, profe, però non metto peso, come cazzo devo fare? Devi mangiare di più, non è che ti dico che te devi sfonnare, però devi mangiare nel tempo per vedere che piano piano il tuo peso almeno sulla bilancia aumenta di 300-400 grammi a settimana. Altrimenti se tu mangi e fai 3-4 mesi e vedi che il peso non sale, c'è qualcosa che non va. Attualmente peso 92,5 kg, 92,6 kg, per un'altezza di 1,81 m e c'è una forma strepitosa. Quindi la mia intenzione adesso è di proseguire con questa fase di massa, perché diciamo comincia da verso gennaio. E anche se arriviamo quest'estate sicuramente con l'addome appannato, a noi non ce ne frega un cazzo, perché non è che me leva la maglietta e c'ho l'addome appannato, oddio, non ci posso andare male, perché la gente mi vede, so io il mio percorso e quello che devo fare. Poi quando deciderò di tirarmi, che divento una corda di violino, ci suoniamo sopra, capito che te voglio dire? Ci mettiamo tutte le sviolinate. Ma per adesso questa è la mia intenzione, aumentare gradualmente la mia massa muscolare. Aumenta pure la massa grassa, e sti cazzi, ovviamente siamo natural, ci abbiamo anche dei limiti, però l'obiettivo è quello di aumentare di peso, ma soprattutto di aumentare di volume e aumentare la performance in palestra. Siamo a circa 4200 calorie, c'è una forma veramente strepitosa, cioè 4200 calorie, se mangia il kebab di Master Wall sono mangi in coma, capo tecnico. Quindi ognuno ha il suo range calorico, è molto soggettivo, non è che le calorie che mangio io le può mangiare un altro, magari uno mi diventa diabetico o mangi in coma, capito che te voglio dire? Quindi è molto soggettivo, dovete sperimentare oppure affidatevi al nutrizionista. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare a 96 kg, 95-96 kg, per poi perdere un po' di peso, magari 3-4 chiletti, quindi fare un mini cut e poi continuare ulteriormente. Farò un mesetto di mini cut per perdere giusto quei 3 chiletti di acqua, di lipidi, magari un po' di grasso, e poi ricontinuare subito con la massa per vedere dove ci spingiamo. Una volta raggiunta una buona forma, una buona massa, da lì
fare un cut lento e graduale per vedere quello che abbiamo costruito. Sì, perché quest'anno voglio sperimentare, voglio diventare enorme. Ovviamente ci guardiamo sempre allo specchio, se vediamo che siamo delle merde tagliamo le calorie, cerchiamo di regolarci in base a come ci vediamo, quindi non è che mi faccio caso solo sulla bilancia che vede il peso voglio che salga in maniera graduale, ma comunque deve essere partizionato bene. La performance in palestra è veramente ottimale, basta pensare al fatto che io mi facevi i manubri panca inclinata a 40 kg e poi dopo facevo la panca inclinata al multipower, ci mettevo una novantina di kg, mentre adesso comincio con la panca inclinata a multipower, faccio un centinaio di chili da 8 ripetizioni per poi passare ai manubri con 40 kg. Quindi diciamo che la performance è veramente aumentata. Anche per quanto riguarda il rematore, inizio massa ero partito 50 kg e adesso sono arrivato a 62 kg, 3 serie da 8. Quindi veramente la fase di massa sta portando i suoi frutti, non è che faccio la fase di massa e mi metto sul divano che non sollevo niente, ho le energie e le sfrutto facendo anche più serie del dovuto, perché ma la sento, voglio arrivare veramente al limite. Quindi quest'anno vedete il profetone, non come tutti qui i gym talker, come cazzo si chiamano, che scrivono ROD 200 kg, arriviamo a 100 kg e poi veramente si vede che si viene bombe su. Invece il profeta da natural arriverà ad una condizione veramente ottimale, con una massa da eclissarvi in maniera totale. Quindi questa è la strategia, fase di massa intervallata da mini cut, aumento della performance in palestra e valutamento da allenamento, diciamo da condizione, a seconda di come ci vediamo, quindi regolandoci nel percorso anche grazie allo specchio, quindi vediamo come siamo messi e anche se dovessimo appannarci di più, tanto il profeta si tira veramente con poco, con questi mini cut cercheremo di stabilizzarci per poi, come ho detto prima, una bella fase di cut graduale e vede che c'è rimasto sopra tutti i San Pietrini. Quindi se voi avete paura di magnà, che siete stampelle, che siete alti 1,95 m e pesate 60 kg, vi dico, oh, arrivatevi proprio che grossi non ci diventerete neanche con l'innessione dentro le chiappe. Quindi in questo caso dovete mangiare e mangiare di più, altrimenti il peso non sale, i muscoli non crescono e mi deperite proprio che mi parete foglie di un albero. Quindi dategli giù, perché il profeta quando ha cominciato altezza 1,80 m per 65 kg, adesso 92,5 kg. Capito che ve voglio dire? Detto ciò ragazzi, lo sapete, mettete un mi piace, condividete il video, spargete la voce profetica della verità, seguitemi su tutti i social, Instagram e TikTok, e ragazzi a breve vi farò vedere delle verità che porteranno il canale a crescere in maniera esponenziale. Quindi seguite il profeta, altrimenti ve ne andate a fanculo. Vi saluto!